storia, questo stesso auditorio, piccolo per com'è, è forse uno degli esempi di come anticamente la scuola aveva una grande incidenza nella cultura, forse perché era una scuola di elite, non sappiamo, ma certamente questo auditorium è stato costruito quando il monastero della Regina Margherita, cioè il vecchio monastero Santissimo Salvatore, è diventato educandato. Ciò significava che la scuola, oltre ad essere uno strumento di trasmissione di cultura, era anche, come credo sia proprio nella radice stessa della parola cultura, questo aspetto dello scambio, questo aspetto del ritrovarsi insieme, del vivere qualche cosa in comune che possa anche, come dire, dare al senso dello stare insieme una propositività di civiltà. E noi viviamo in questo momento, è un momento abbastanza, come dire, problematico della nostra storia. E allora il fatto che ci siamo riuniti qua stasera insieme a Giovanni Accardi, che vuole darci il piacere di farci sentire questa sua musica, perché si tratta di musiche da lui composte, mi sembra che sia un'occasione di riflessione. Vorrei fare, io dirò poche cose che riguardano la sua musica perché l'ho ascoltata e sono stato con lui vicinissimo in questo momento di grande tensione, perché lui è molto preso da questo fatto, cioè è chiaro che ogni volta che ci si presenta al pubblico con qualche cosa di nostro, di proprio, c'è sempre qualche punta di emozione, non si è mai convinti, fino a poco fa lui era lì che provava, gli ho detto basta, non provare più perché ormai sei quasi perfetto, non dirò mai perfetto perché voi sapete che nell'arte la perfezione è qualcosa che per raggiungere ce ne corre. Ma dico, voglio dire proprio questo, voglio ringraziare anzi pubblicamente la nostra preside, Anna Maria Ruta, perché Giovanni è qui da 5 anni e finora non era mai venuto fuori che ci fosse un professore, non solo filosofo e musicista, ma compositore. Perché voglio ringraziarlo pubblicamente? Perché l'intelligenza vince sempre. In realtà noi quest'anno ci siamo trovati a fare tantissime cose. La nostra preside ha voluto che la scuola si aprisse appunto alla città, che si aprisse al territorio, che la scuola non fosse semplicemente un fatto privato. E allora è nato un'atmosfera premio, pieno di entusiasmo. E quest'anno anche Giovanni è venuto fuori, dice io ho composto delle cose e voglio suonarle. Abbiamo fatto una serie di cose, con Palermo apre le porte, ringraziamo anche tutti i colleghi che hanno lavorato tantissimo, ma questo stimolo che ci ha dato Anna Maria certamente per noi è stato molto importante, con tutti i problemi che questo stimolo porta, cioè complessi, conflitti, perché è chiaro che aprirsi a queste problematiche non è facile, ma dico questo è importante. E allora voglio veramente che si faccia un applauso ad Anna Maria, perché io sono convinto che... Ma comunque, chiuso questo dovuto omaggio alla nostra preside, torniamo al nostro concerto. Giovanni Accardi è un collega che è nato musicista, credo, perché ha cominciato a suonare il pianoforte con sua madre da piccolo. Poi ha continuato gli studi, io mi sono preso un po' di appunti perché sembrerebbe che egli non avesse mai operato nel campo della musica e invece ha operato tantissimo. Lui ha continuato a studiare poi con il maestro Michele Lizzi a Palermo e poi addirittura ha studiato con Emil Dimitrov, che addirittura è allievo, era ancora vivo ovviamente, ma comunque era allievo di un Richter, cioè un grandissimo pianista, cioè qui già cominciamo a vedere che c'è dietro di lui una certa scuola. Poi ha frequentato anche il Dams, dopo che si è laureato in filosofia, e soprattutto ha scritto 2 saggi di musica. Ha scritto un saggio che riguarda Scriabin e un altro che riguarda invece Debussy. E questo mi sembra interessante perché io non sono un musicologo, ma certamente sono uno che ha ascoltato tanta musica e che in parte fa della musica uno strumento di, come dire, sapete, quando ci si occupa di cultura non si possono avere dei compartimenti stagni.
la musica nel nostro secolo è stata qualcosa di straordinario, ma anche qualcosa di dirompente. Diceva Verlaine che la musica va tutti chose e pur se la prefere l'ampère, cioè la musica viene innanzitutto e bisogna preferire il verso dispari, cioè la disparità, che secondo me questa cosa è una cosa che non riguarda soltanto la poesia, ma riguarda soprattutto la musica, e la poesia in quanto musica e la musica in quanto poesia. Questa disparità, se voi ci riflettete, sarà quella che poi nel nostro secolo porterà alla dissonanza e poi porterà a Schoenberg, e cioè alla dodecafonia, cioè alla distruzione della tonalità. Voglio dire, siamo di fronte a un percorso in cui tutta la storia della musica ha subito un grande trauma come quello che la nostra civiltà ha subito. Ora, la musica di Giovanni, che si inserisce in questo sistema, diciamo, proprio perché i suoi due saggi si riferiscono a Scriabin e a Debussy. Voi sapete che Scriabin praticamente è quel musicista che, seguendo le orme di Chopin, porta attraverso poi una cultura russa, evidentemente, l'evoluzione di certe forme che venivano dal romanticismo, così come Debussy. Ma Debussy è il primo, appunto, che comincia a sperimentare le dissonanze. Quindi la sua musica che ascolterete stasera è una strana musica, perché è una musica fascinosa. Ecco, voi non dovete preoccuparvi, non sentirete di dissonanze totali per cui la gente oggi fugge dalle sale di concerto. Voi invece sentirete in questa musica, almeno così io l'ho vissuta, qualcosa di fascinoso, qualcosa di prustiano, direi. Ci sono dei lati molti ripeto, naturalmente ci sono delle ascendenze wagneriane, io credo che la sua musica abbia delle ascendenze tedesche, soprattutto oltre che francesi, proprio perché nella valenza di certe sue ripetizioni, di certi suoi leitmotiv che sentirete una cantabilità particolare. Ma è proprio quella cantabilità, diciamo, tutta italiana, non voglio dire siciliana perché la connoterei eccessivamente e non credo che sia questa connotazione. La sua musica respira, diciamo, tutto questo percorso, come c'è detto, che noi siamo qui a raccontarvi, perché evidentemente non siamo venuti a fare un discorso di musica in questo senso, ma certamente per parlarvi dei suoi pezzi che sentiremo stasera, così se vogliamo chiamarli pezzi, si tratta di 4-5 pezzi, brani meglio, che hanno una loro caratteristica. Il primo, per esempio, è un concerto detto Liberty, che è in mi bemolle maggiore e si presenta sotto la forma di 4 movimenti. Di questo poi, se volete, forse parlerà lui, in realtà erano dei movimenti separati, che avevano però questa caratteristica particolarissima, avevano queste assonanze interne tra loro, i vari momenti, e nascevano sicuramente non solo come brani per il pianoforte, ma c'era sotto sicuramente il violino. Questo violino che Daniele, il nostro giovanissimo Daniele Barbera, ha inserito con una, direi, sensibilità straordinaria, perché è riuscito a cogliere, lui è giovanissimo, frequenta ancora il conservatorio, ma è riuscito a cogliere lo spirito di questi brani, appunto, nei quali si è inserito con una cantabilità, appunto, dicevo, tutta nostra, tutta italiana. Perché, appunto, se parlavo di una matrice Scriabin, Debussy, c'è quella cantabilità che io direi possiamo trovare nel nostro Guccini, per restare in ambito non di melodramma, evidentemente, perché voi sapete che Guccini ha scritto anche moltissimi brani per il pianoforte e ha dato molto del Novecento in questi suoi brani, perché li ha scritti dopo che aveva sentito Schoenberg, cioè una musica completamente diversa dalla sua, una musica che era nata quando già l'altro il melodramma finiva, era nata nel cinema, e quindi sicuramente Puccini sapeva che con questa nuova arte del cinema il melodramma sarebbe finito, e se non fosse finito avrebbe dovuto continuare almeno con un tipo diverso di musica, e lui si sentiva su questo impotente, e fu per questo infatti che non finì forse la Turandot. Ma questo non c'entra, il problema della cantabilità della sua musica è quel, diciamo, quella specie di filo rosso che unisce questi 4 brani, Aesthesis, Reverie, Liberty e poi Reminiscenze. Questo
questi quattro brani sono diventati un concerto di quattro movimenti straordinari, sentirete, e quando uscirete avrete nelle vostre orecchie questa melodia, vi resterà, perché è strana. È una musica fatta di risonanze stranissime, di scale particolarmente accidentate, però c'è una cantabilità di fondo che alla fine la fa ricordare. E questa è quella cosa che diceva Bruce, appunto. La musica è stranissima perché la musica si fissa nella nostra memoria e diventa una ragnatela nella quale noi poi ci muoviamo. Non so, ma accade anche che le musiche più banali, siccome noi le leghiamo alla nostra esperienza, le leghiamo ai nostri ricordi, diventano per noi un mondo. Vi ricordo per esempio il motivo della Recherche, dove c'è sempre un motivo musicale che si ripete. E questo per quanto riguarda il primo concerto, i quattro movimenti. Da qui, ecco perché dicevo, si attraversa il Novecento, c'è un altro brano, che secondo me è straordinario. Io non so se lui ricordava Pederensky, Il treno per Hiroshima, ma questo brano si chiama Auschwitz 1955 e sentirete che si aprirà con una dissonanza straordinaria che sicuramente, forse, io sono sicuro che lui inconsapevolmente sentiva Il treno di Hiroshima, che sono i 100 violini che sono su una nota scordata tremenda, ma qui naturalmente ancora una volta non c'è la nota scordata, c'è semmai la dissonanza, come vi dicevo. Certe cose mi fanno ricordare anche Strauss, le sonate di Strauss per violino e pianoforte, che sono ancora interessanti. Però, ecco, non è che queste indicazioni che io vi sto dicendo significano che lui è un autore, un compositore che non ha una sua cifra. Proprio in questa cantabilità, in questo sapere riportare la melodia, anche nella dissonanza, e con questa capacità di incidere nella nostra memoria i suoi motivi, vedete che questa è la sua, diciamo, autenticità, la sua, come dire, la sua chiave di lettura della musica contemporanea, ma anche la sua personalità diversa rispetto a tutti quelli che hanno scritto musica del nostro secolo. Dopo questo brano Auschwitz, che è in re bemolle maggiore, poi abbiamo un altro in si bemolle maggiore che si chiama Sorriso incompiuto, ed è molto interessante perché c'è qui un dialogo proprio molto serrato tra il violino e il pianoforte, e vi ripeto, proprio questo, appunto, padre Daniele è riuscito proprio a inserirsi nel cantabile del pianoforte e sono riusciti insieme poi a dialogare in maniera particolare. Sono dei brani, tra l'altro, non molto lunghi, quindi anche questa è una caratteristica del nostro secolo. Segue poi Fantasia in si bemolle maggiore, un preludio in fa minore, dove si ripropone questo tema della cantabilità di cui vi dicevo, e poi finalmente la sonata in re diesis minore, dedicata alla madre, che chiaro nella sua vita di pianista ha avuto una grande influenza, immagino. Io ricordo anche la madre del nostro amico, perché a casa lui ha un bellissimo ritratto della madre, un ritratto che, diciamo, è stato anche a Venezia, una delle mostre di Venezia, perché si tratta di un capolavoro di un nostro pittore palermitano, siciliano, insomma. Ecco, questo sarebbe il programma che lui ci eseguirà stasera, che loro ci seguiranno. Io non so se vorranno fare un intervallo, questo non l'abbiamo stabilito in realtà, perché io pensavo che non era il caso di fare l'intervallo, perché questo flusso musicale ci prenderà e spero possa conquistarci e diciamo uscire da qui ricreati nel senso più bello del termine. L'arte in fondo, anche in questo secolo così disperato che noi stiamo vivendo, ha questo di buono se è propositiva. Io penso che questa sua musica ha una sua propositività, non si tratta di una musica che nasce così per il divertissement, perché gli piace suonare, ma perché era un autore che aveva qualcosa da dirci e che ha saputo fare anche i conti con quello che la musica ha subito nel nostro secolo, cercando di trovarsi un suo spazio. Io credo che questo suo spazio se lo sia trovato, e il fatto che poi
Giovanni non faccia più il concertista, perché ha fatto anche dei concerti, ha fatto dei concerti a Palermo, a Catania, a Milano, in altro tempo, è stato corrispondente anche, perché si è occupato di critica musicale, voglio dire, e le sue musiche, questa è una cosa interessante, che ho scoperto proprio in questi ultimi giorni che stiamo parlando di più, è stata suonata in Finlandia, in Norvegia, in Germania, in Francia. Forse bisognerebbe che si suonasse qui da noi, e stiamo cominciando qui a scuola. Ecco perché dicevo, io chiudo con questo, la classe docente dovrebbe andare in paradiso, c'era il famoso io la classe dai che va in paradiso. Ci sono tante potenzialità qui da noi, e questo fatto che siano sottaciute è un fatto che fa male in realtà. E quando finalmente la scuola diventa un momento di aggregazione tale per cui queste forze emergono, ecco che questo penso sia il massimo che la scuola e la nostra cultura possa fare. Ma io mi fermo, perché altrimenti prenderei troppo tempo. Vi auguro buon ascolto e invito i nostri maestri e il nostro compositore a venire.